Bentornati all'appuntamento quotidiano con il TG Sport di Sesta Rete, in primo piano come sempre il calcio Catania con la possibilità di vendere la società rossa-azzurra, cercando anche di valutare l'opportunità di scindere la stessa, quindi il calcio Catania, da Torre del Grifo, che in questo momento è oggetto di valutazione da parte del patron rossoazzurro del gruppo legato a Nino Pulvidenti. Parleremo di questo, così come anche delle scadenze da rispettare per ciò che riguarda l'iscrizione alla prossima stagione da parte proprio del calcio Catania, ma anche delle trattative che riguardano il Palermo, l'Acragas in Lega Pro e la Canoa Polo, che ha visto chiudere i battenti per ciò che riguarda la regular season del campionato di Serie A1 maschile, nel quale la polisportiva Canottieri Catania si è fermata al quinto posto. Parleremo di questo dopo la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Iniziamo dunque questa edizione del TG Sport di Sesta Rete con il calcio Catania sempre al centro della nostra attenzione. Si valuta la possibilità di separare la società rossa-azzurra da Torre del Grifo per rendere più facile ogni opportunità di vendita della stessa. Sentiamo il servizio di Valentina Mammino. Il futuro del Catania è appeso ad un filo sempre più sottile che rischia di spezzarsi da un momento all'altro. Inizia oggi una settimana durissima per il club, una settimana chiave per il futuro, sempre più nero, sempre più cupo, sempre più in salita. L'amministratore unico Carmelo Milazzo continua a lavorare in chiave iscrizione, la cui domanda, già presentata lo scorso 30 giugno, va perfezionata. Da sbloccare entro il 14 luglio la fideiussione di 800.000 euro e tutta una serie di adempimenti, da quelli fiscali al saldo degli stipendi arretrati di calciatori marzo e aprile e dipendenti. Mancano solo 8 giorni per ultimare il tutto, poi il verdetto definitivo che vedrà il Consiglio federale pronunciarsi, e a Catania restano tutti col fiato sospeso. Non solo a Catania però, perché lo slittamento ormai certo dei campionati di Serie B e Lega Pro coinvolgerà tutta Italia in quello che ormai è un caso balzato agli onori della cronaca, si fa per dire, anche oltre il territorio nazionale. Lo scandalo che ha travolto i vertici societari ha macchiato indelebilmente una città che aveva impiegato anni a riabilitarsi agli occhi del mondo dopo la morte dell'ispettore Filippo Raciti il 2 febbraio di 8 anni fa. Una città che con coraggio aveva provato a rialzarsi, trovando anni di gloria, rispetto e dignità. Valori che vanno smembrandosi come i pezzi di una società che adesso rischia di doversi scindere dal proprio centro sportivo, quel fiore all'occhiello che oggi appare più come un peso che come una ricchezza per un club messo in vendita e che ad oggi non ha trovato acquirenti. Senza Torre del Grifo potrebbe essere economicamente più semplice, questo è vero, ma è una prospettiva che fa ancora più male della vicenda stessa, e i tifosi continuano a soffrire. Parliamo anche delle tappe da rispettare per il calcio Catania in merito all'iscrizione alla stagione 2015-2016, al momento ovviamente con riferimento al campionato di Serie B, anche se poi è ben chiaro che non sarà questa la categoria nella quale giocherà il calcio Catania. C'è da andare a completare proprio la documentazione da presentare, soprattutto per ciò che riguarda gli stipendi. Si attende poi il responso della Covisoc con possibilità di fare ricorso entro il 14 luglio. Sentiamo Daniele Di Frangio. Settimana decisiva quella che è iniziata oggi in casa Catania, dopo il caos legato all'inchiesta che vede coinvolta la dirigenza etnea e la presentazione della domanda di iscrizione al prossimo campionato di B. Bisognerà lavorare sodo durante la settimana per rispettare alcune scadenze. In questi giorni l'amministratore unico Carmelo Milazzo dovrà cercare di far quadrare i conti su tutti la fideiussione da 800.000 euro e gli stipendi di marzo-aprile della squadra. Il primo responso della Covisoc è atteso per venerdì 10. Le società avranno poi tempo fino a martedì 14 per fare ricorso, mentre il giorno dopo, mercoledì 15, il Consiglio federale darà il responso definitivo. A quel punto si capirà di più. Da una parte, se i conti dovessero essere a posto e la domanda accettata, il Catania sarebbe in regola per poter affrontare il campionato cadetto, il tutto dovendo fare i conti con la giustizia sportiva, che dovrà emettere le sentenze dopo il 20 agosto. Qualora invece la domanda venisse respinta o avesse ancora qualche conto non in regola,
La società rossazzurra pagherebbe con una penalizzazione di punti da scontare nel prossimo campionato o peggio con l'esclusione dal torneo cadetto. A quel punto sarebbe la Covisoc a punire il Catania ancor prima che la giustizia sportiva. Ancora qualche giorno e se ne saprà di più. La calda estate dell'elefante continua. Ci fermiamo con una breve pausa pubblicitaria, al rientro parleremo del Palermo Calcio, delle trattative che riguardano il mercato rosanero in tal senso, così come di quelle che sono legate all'Acagas. Concluderemo con un servizio sulla canoa polo di Serie 1 maschile, tra poco. Rientriamo in studio con il TG Sport di Sesta Rete, abbiamo parlato come sempre a lungo del caso Calcio Catania, ci concentriamo adesso sul Palermo, sulle principali trattative di mercato che riguardano i rosanero con Giovanni Simeone, figlio di Diego che ha strizzato l'occhio nelle scorse ore proprio al Palermo di Beppe Iachini che adesso lo segue con molta attenzione. Sembra invece poter tramontare la pista che porta a Cagliari. Sentiamo Sergio Barbagallo. È tempo di mercato in casa Palermo, è tempo di scegliere il centravanti che sostituirà Paulo Dybala. Scelta difficile, ma non impossibile. Nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Giovanni Simeone, figlio d'arte del ciolo Diego. Come d'incanto è uscito allo scoperto, dichiarandosi davvero felice per un trasferimento in Sicilia. Attaccante d'area di rigore che sa vivere la porta, forte fisicamente e tecnicamente. Capace di inventare colpi di genio negli 11 metri. Non è un caso che si ispira a Radamel Falcao, non sarà un caso in futuro che possa raggiungere quei livelli. Il settore scouting della società di Viale del Fante ha già approvato all'unanimità il sì per portare il ciolito a Palermo. Non si perde di vista neanche Jonathan Cagliari, l'attaccante classe 93 del Boca Juniors ha ritrovato il gol nell'amichevole contro il Deportivo Saprissa. Un chiaro obiettivo dichiarato da Maurizio Zamparini che come sempre non farà sconti a nessuno. Per lui il prezzo del cartellino resta quello dichiarato in passato e dal momento le parti sono lontane, anzi lontanissime. Gaetano Monachello, attaccante della Virtus Lanciano di proprietà del Monaco, aspetta una chiamata dalla dirigenza palermitana, mentre i tifosi rosa iniziano già a sottoscrivere gli abbonamenti per il Palermo che verrà. Certo che anche quest'anno ne vedranno delle belle. E ci spostiamo sul campionato di Lega Pro con particolare attenzione all'Acagas neopromossa. La dirigenza agrigentina è pronta a iniziare il mercato con la possibilità di trattenere parte dello zoccolo duro che ha conquistato appunto il salto di categoria, cercando anche di portare qualche giovane in arrivo dalle categorie superiori, come ci racconta e ci spiega Daniele Di Frangio. In casa Acragas è tempo di pianificare il prossimo campionato. Si lavora per l'organico che dovrà affrontare il prossimo torneo di Lega Pro e come spesso accade si punterà su diversi giovani che arriveranno in prestito da realtà di categorie superiori. I due direttori Laneri e Russello vogliono partire dalle riconferme di quei giocatori che hanno portato la squadra a fare un grande campionato durante la stagione appena trascorsa. Tra questi Chiavaro, Vindigni, Arena, Bonaffini, Tiscione, Longoni, Catania e Meloni. Difficile la conferma di tutti, solo alcuni resteranno nel progetto biancazzurro. Da capire il futuro di Baiocco, fino a qualche settimana fa ad un passo dal ritorno a Catania. Si dovranno decidere le sorti di aprile, di ritorno dal prestito al Monopoli e lo Monaco, oltre che di altri elementi del settore giovanile. Diversi invece gli elementi in rosa fino a giugno, ma di proprietà di altre squadre. Tra questi D'Alessandro e Pellegrino del Palermo, Trofo e Risolo del Lecce, De Zai del Modena e Perrone della Regina. Insomma, obiettivo svecchiare la rosa e portare volti nuovi che possano affrontare un buon campionato di Lega Pro. Chiudiamo con la canoa polo, in particolar modo con la Serie 1 maschile che ieri ha concluso la regular season, la polisportiva Canottieri Catania, che fa parte del circolo Canoa Catania, ha fermato la propria stagione al quinto posto. Sentiamo ancora Sergio Barbagallo.
La Polisportiva Canottieri Catania chiude la stagione di Serie 1 di canoa polo maschile al quinto posto a quota 28 punti. I rossazzurri confermano quindi la posizione che occupavano già prima del concentramento che si è disputato nel weekend nella piscina Anesima di Catania, dando però la sensazione che avrebbero potuto ambire anche a quella quarta posizione conquistata nella scorsa stagione. I ragazzi guidati da Salvo Messina hanno iniziato il fine settimana alla grande, battendo 3-2 nel derby la Polisportiva Nautica Catana nel primo match e imponendo lo stesso risultato pure alla Trinacria, sconfitta sempre per 3-2. L'imprevisto è arrivato con il KO subito dal Canoa Kayak Academy vittorioso per 4-1, mentre l'ultima sfida contro il Siracusa si è chiusa sul 4-4. Tirando le somme, dunque, il bilancio che rappresenta il Circolo Canoa Catania nel campionato di Serie 1 maschile è quindi di 2 vittorie, un pareggio ed una sconfitta, probabilmente evitabile. Ancora una volta però la Polisportiva ha dimostrato di avere margini di miglioramento, ne è convinto pure il direttore sportivo del Consorzio d'Eccellenza Fabrizio Messina. Certo che il livello di questa categoria è cresciuto notevolmente a prescindere dalle posizioni in classifica occupate dalle singole squadre. Sicuro che le basi per la prossima stagione sono già solide, con l'entusiasmo di sempre si prospetta già una grande annata. È tutto anche per questa edizione del TG Sport di Sesta Rete, vi rimando naturalmente ai prossimi appuntamenti e vi invito come di consueto a seguirci sempre sul canale 215 del Digitale Terrestre in streaming su www.sestarete.com. Arrivederci!